per la quarta puntata del Man of the Week. Sono qui con Pino Giuseppe Ippolito, rappresentante, dirigente, allenatore della Italfin Academy Soccer. Buongiorno Pino, io ti chiamo Pino. Va bene lo stesso, sì, gli amici mi chiamano Pino, perfetto. Quindi va bene. Allora, qualche domanda flash per la tua intervista. Allora, il tuo curriculum sportivo? Beh, il mio curriculum sportivo, come molti dei ragazzini in Italia, ho iniziato con l'oratorio, ho fatto tutti i ruoli, poi ho fatto anche dirigente accompagnatore della squadra del figlio, sì? Ho fatto l'arbitro, ho fatto il segnaline, insomma. Ha provato tutte adesso, anche allenatore. Adesso anche allenatore. Quindi il suo ruolo quest'anno da allenatore? Il mio ruolo quest'anno da allenatore, sì. Caratteristiche tecniche? Mie? Sì, possiamo dire le tue. Bah, io ero un difensore, anzi, ecco, proprio parlando del discorso di prima, ho fatto tutti i ruoli. Io ho iniziato da bambino come attaccante, poi un allenatore mi vedeva di più come difensore e ho sempre giocato come difensore. Ah, come difensore? Il mio idolo era Baresi, infatti. L'altra domanda, allora, il peggior difetto come giocatore, sempre io mi rivolgo. Faccia lei, possiamo dire di lei oppure di qualche giocatore? Il maggior difetto è che frequentemente facevo qualche autorete, e quindi quello era un difetto. Ero preso abbastanza in giro dai compagni di squadra perché mi era capitato qualche volta. Ma d'altra parte lei la difende. Certo, ho anche salvato diversi gol, quindi. La prossima domanda, allora, com'è nata la passione per il calcio? Da subito, un amico di mio padre mi portava a San Siro, ero piccolissimo e lui mi faceva entrare dandomi una spinta a vedere il Milan e sono diventato milanista. Milanista, quindi all'inizio e continua ancora questa passione. Certo, certo. La più bella soddisfazione da giocatore? Ma ho giocato nella squadra in seconda divisione, una squadra dei dipendenti del comune di Milano, e lì avevamo fatto un bel secondo posto, quindi era già una bella soddisfazione. Bene, il campione a quale ti ispiri? L'ho detto, Baresi, Costa Curta, quelli lì insomma. Allora, la squadra quindi che tifi, abbiamo detto, è il Milan, è rimasta sempre quella nel tuo cuore, per forza, bambino, quindi sempre. È una fede, non si può. L'obiettivo stagionale? Ma l'obiettivo stagionale è arrivare ai playoff. Adesso siamo già abbastanza ben piazzati, abbiamo adesso la prossima sarà una partita, non dico decisiva, ma importante, perché affronteremo la seconda in classifica, sì. E per cui l'obiettivo sarebbe di arrivare ai playoff. A proposito di questo ti chiedo, il giocatore più forte in squadra, che ti può sembrare? Ho iniziato con lei, adesso ti sto dando No, va benissimo. Il più forte in squadra, ma no, come faccio a dare un nome del più forte? Anche perché l'altra domanda è, ecco, qual è il più scarso? No. Allora, diciamo che i miei ragazzi sono tutti scarsi. Ah. Mi uccideranno. Sono tutti in una buona media e qualcuno pecca in qualcosa, ma non mi posso lamentare. Ma in una squadra che tu dici di scarsi ci sarà qualche simpatico, un giocatore che può essere sulla simpatia, sull'esuberanza. Noi abbiamo 12 o 13 iscritti. Sì? A simpatia stiamo sugli 11. Ah, però, quindi sono un bel gruppo che si è formato quest'anno, un bel gruppo, si sono affiatati bene anche tra di loro, sono una bella squadra, insomma, non mi lamento. Perfetto. L'aneddoto più divertente in squadra che c'è stato quest'anno? O eventualmente se ne hai uno particolare negli anni passati? Questa è una domanda un po' difficile, perché aneddoti di... ma si ride sempre, si ride spesso. Con 11 giocatori sì. Quotati come simpatici, altro che non potete star bene, divertirvi. No, aneddoti divertenti è quando si prendono in giro tra di loro. Ci sono alcuni siciliani che quando li sento parlare tra di loro io gli chiedo sempre se speak English, perché non si capisce assolutamente niente. Niente, faremo i sottotitoli, ride magari. Molto, si ride molto, basta. Tutto qua. Bene. Aneddoti veri e propri non ne ho. Invece ti chiedo l'ultima domanda: il sogno nel cassetto o un progetto che vorresti realizzare, portare avanti, un qualcosa che hai, che vorresti creare? Ma forse non l'ho detto all'inizio, la nostra è una squadra
creata da una società che gestisce una scuola privata di recupero anni scolastici. Il nostro progetto era quello di mettere insieme 7 ragazzi, o 10 o 11 ragazzi che facessero parte tutta della scuola, in modo da portare avanti il nome della scuola anche. Non dico soprattutto, ma sarebbe stato un bel progetto. Purtroppo non ci sono state adesioni sufficienti, per cui abbiamo dovuto rivolgerci anche un po' all'esterno. Ecco, quello che mi piacerebbe, visto che questo è il primo anno che facciamo questa esperienza, sulla scia di questa esperienza, magari l'anno prossimo, avere una qualche adesione in più. Magari vedremo anche con qualche torneo speciale che potremo proporre eventualmente, con periodi più brevi, più concentrati, e poi magari l'anno prossimo chissà un campionato con tutti i ragazzi della scuola. E così si vedono tanti bei ragazzini giovani. Esatto, ragazzi, siete giovani, se non venite in campo voi, chi dobbiamo mandare? Assolutamente. Allora io ti faccio salutare i tuoi ragazzi direttamente. Ciao ragazzi, mi raccomando domani sera, eh. Ciao ragazzi, vi saluto tutti, chiudo la quarta puntata del Man of the Week, ci vediamo alla prossima settimana.